a livello di strutturazione tutta la parte intera, quindi ormai da livello di Sì, abbiamo due tipologie, questa è una, quella che chiamiamo VP4 che è al touchscreen più ricco. Il prezzo, mi sai il prezzo di questa roba? 6 airbag di serie. Io qua insieme di serie non ci sento questa qua. E anche i laterali. Non so se bisogna sedere di pelle e tutto. Siamo capaci anche di seguirmi sulle foto. Buongiorno a tutti, avete visto che da autoritario abbiamo seguito le indicazioni dei fotografi. Ringrazio il presidente Gianelica, ringrazio l'amministratore delegato Sergio Maglione, ringrazio il team leader. Capunità e i team leader dello stabilimento di Melfi che hanno spiegato oggi come le caratteristiche, le qualità di questo straordinario investimento che Fiat sta facendo a Melfi e che porta un marchio americano ad essere prodotto in Italia per la prima volta nella storia di, beh, sicuramente nella storia di Fiat, probabilmente FCA, ma a maggior ragione nella storia di quello italiano. È un grande riconoscimento, è un grande, come ho dato delle notizie sconvolgenti. Grande gioia per l'investimento Jeep a Melfi ed è anche un po' di orgoglio perché preferisco senza. Grande investimento Jeep Melfi. Presidente, amministratore, a voi se volete. Il microfono. Cosa possiamo dire? Siamo davvero orgogliosi che per la prima volta in Italia hanno puntato su di noi, per la prima volta in Italia facciamo una Jeep. Siamo carichi di entusiasmo, penso che lo potete vedere, no? Parlano da sole, sono dei gioiellini. Grazie. La Jeep è ancora lo sponsor della Juve? Sì. Questa era una cosa che non sapevo. La qualità della vettura l'avete vista. Noi siamo pronti, entusiasti e colpiremo il mondo. Innovando. Ce la faremo. Hanno detto i ragazzi, comunque l'importante è che nello stabilimento di Melfi, che è uno stabilimento del sud Italia, che in questo momento stiamo producendo da punto, non stiamo attraversando da un punto di vista lavorativo un grossissimo periodo, il rilancio di questa nuova vettura, di queste nuove vetture, sostanzialmente dà grossa linfa e nuova vita, nuova entusiasmo e speranza a tutti i lavoratori. Parliamo di circa 10.000 lavoratori tra lo stabilimento e i principali fornitori che ruotano intorno a queste vetture, quindi l'impegno sicuramente sociale che sentiamo è sicuramente qualcosa di importante e di forte. Okay. Quanto in diretto e quanto in brutto? Allora, noi abbiamo 5.941 in SATA e arriviamo quasi a 9.000 con l'indotto. Grazie a lei di averci accolto, siamo molto orgogliosi di essere qua, di farle vedere cosa stiamo facendo e anche di vedere con lei come l'FCA avrà una presenza sempre più forte in Italia. Grazie di cuore, grazie Presidente. Se avete domande specifiche sulle macchine, volentieri sono a disposizione per spiegarvelo. Io vi do soltanto un'indicazione, quella arancione non ve la facevano vedere apposta perché c'era il sole contro, ma è la versione, l'edizione limitata, l'edizione più alta, e quella è quella invece l'edizione base. Quanto c'è di prezzo di differenza? Di differenza tra l'una e l'altra sono circa 6-7 mila euro. Andrà a visitare uno degli stabilimenti Fiat in Italia? Andrò a visitare diversi stabilimenti Fiat perché il 26 settembre nel viaggio in America che facciamo saremo a Detroit e poi subito dopo andremo, vediamo se a Melfi, scegliamo ieri l'altro. Il presidente Cano, che è stato legato a Marchione, con Piero Fassino hanno inaugurato la parte, diciamo, centro direzionale. Sapete che in Piemonte è partito ufficialmente l'operazione Maserati, quindi ormai dobbiamo scegliere dove andare, però è chiaro che a questo punto me l'ha promesso la prevalenza per Melfi, abbiamo già fatto l'accordo. Vado a Detroit, dico che siamo orgogliosi di essere italiani in America, poi torno a Melfi e dico che
quelli di Melfi sono più bravi. Già tutto, noi autoritari facciamo così. Vabbè. Grazie di cuore, buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Grazie mille. 3, 6. Anche con loro però. Vengo dopo il